Carlo, registra, dai così? Raga, bella, è la divisa di Antonio, bella. Bello riposato oggi. Bella, è la divisa di Antonio. No, visto, finalmente, ci vediamo. È la prima telefonata che c'è. Supata turca. È la prima, veramente, voglio... Non è vero, non è la prima. La prima. Why you 12 partite. 9 partite di girone. 8, perché tu non l'avete detto a tavolina. Carlo, ma c'è... Sì. Portiere, Cacciano, Carlo. Carlo. Sempre, come siamo? Oh, portiere, dai due di fustia. Ci sei? Ma la musica? Voglio la musica. Io faccio gli effetti, faccio l'effetto pallone che va nella telecamera. Fai mo, fai mo. Perché elasticità. Perché lo faccio? Vai, Vittorio, vai. Il 15° round della 21esima edizione dello Sbordone League si apre alle ore 17 di questa domenica 22 gennaio 2023. Lunga vita Scar. Palla, palla. Siamo in Europa League, non siamo più agli ottavi. Il primo match dei quarti di finale di questa competizione tra GB Tocala e FCP. Sono due squadre che provengono dalla Major League e sono due squadre che una settimana fa si sono qualificate superando il turno degli ottavi di finale, giocato rispettivamente l'FCP contro le Betulle, netta vittoria per 5-0. I GB Tocala invece hanno trionfato 5-3 contro i Da Sporto. E allora, tutto pronto a saper fischiare Don Antonio, si aprirà questa nuova domenica di Sbordone League, 9 appuntamenti in programma nel nostro calendario, che ormai si sta avvicinando alla final week, la settimana finale, probabilmente tra non 21 giorni ma credo 28 entreremo ufficialmente nella giornata delle finali con le tre finali di SCL, Europa League e Conference. E allora, abbiamo detto 9 appuntamenti questo pomeriggio, saremo prevalentemente in Europa League. Ci saranno tre appuntamenti di SCL con i tre quarti di finale rimanenti da giocare. Uno l'abbiamo già giocato, è stato quello tra Manchester City ed Equipe, che ha chiuso il programma la scorsa settimana. E allora, ci sarà anche un match, due match di Conference con Wimbledon, Betulle, Da Sporto, Arsenal, che sono state eliminate agli ottavi d'Europa. Poi le altre quattro eliminate dagli ultimi quattro ottavi di Europa League si ritroveranno la prossima settimana in Conference. Galaxy e Boca saranno un'altra partita degli ottavi d'Europa, così come Belli de Nonno Inter Navas. Intanto Gallotti sinistro, Turizio blocca anche Scimmialand, Red Devil e Napoletan Felix Braugrana, con le squadre, le ultime quattro squadre eliminate, anzi sei eliminate dalla SCL. Galaxy Boca di fronte dopo essere state eliminate per mano di Lobos e Maghinetto. E allora gli tocca la Frank in porta, perché a quanto pare Stavola ha abbandonato la nave dei Golden Boys. Chissà cosa sia successo nello spogliatoio di Enzo Amato con il portiere veterano di questa di ex Golden Boys. Luce al centro, ai lati Amato e Maiolo, centrocampo a tre con Festa interno, Gaudillo mezzo sinistro e Prudente mezzo destro, in attacco Gallotto a disposizione di Napoli. Rispondono gli FCP, che fanno ancora una volta a meno di Calise Pirro tra i pali, stavolta ci va Turizio. Difesa che sembra, in questo momento sono piazzati a 4 ma sono a 3. Riolo a sinistra, al centro Cafiero, a destra di Bonito. Centrocampo a 3 con Ferrara. Vediamo se Riccardo Calabò fa l'attaccante o gioca dietro Ciampaglia. Comunque Tullio Conversano e Ferrara
completano il reparto, dovrebbero essere 3-2-2 comunque, con Tullio Ferrara al centrocampo, attacca a 2 Ciampaglia Riccardo, che in questo momento è qua. A disposizione Francesco Calabro, grandissimo protagonista nella sfida alle Betulle, un gran gol al volo. Sono due squadre che hanno disputato un ottimo ottavo, sono due squadre che arrivano, occhio ad Amato intanto, che ha provato a piazzarla all'incrocio. Sono due squadre che, dicevamo, hanno militato nella Major League di questa edizione di FCP, hanno sfiorato la qualificazione alla SCL, gli è mancato praticamente solo un punto per entrare come sesta di Lega, prendendosi il posto del Boca, che è arrivato in Champions tramite il quarto posto di Under, praticamente l'ottava di Elite, la sesta di Major e la quarta di Under, si sarebbero giocati la qualificazione nel posto bonus. Chi otteneva più punti in Lega sarebbe passato come sedicesima squadra alla fase finale. Così non è stato per la squadra di Riolo, che con 11 punti non è riuscita a superare 24 punti e mezzo totalizzati dal Boca, 17 per 1 e mezzo se non erro, giusto? Sì, 17 per 1 e mezzo. Gli FCP ne avevano fatti 11, sono diventati 22. GB Tocala hanno concluso invece la Lega con 10 punti, il terzultimo posto della Major, e hanno l'obiettivo di arrivare fino in fondo in questa competizione. Ovviamente di fronte c'è una squadra che in questa competizione anch'essa la vuole vincere, la squadra di Cafiero, che però stasera fa meno di un gran portiere e affida tutto nelle mani di uno dei difensori della rosa, Turizio, che comunque qui da noi ha militato gli FCP parecchie volte nei pali. Gaudillo, percetta di Bonito. Amato, che ha trovato il gol contro i da Sporto, un 3-3 improvviso dopo la punizione di Cafiero, poi il rosso a Cagliozzi per un intervento con la mano a salvare sulla linea di porta, il rigore trasformato da Di Napoli e la chiusura del match di Nunzio Gallotti. È stata la sintesi un po' degli ottavi, mentre l'FCP non ha fatto battere ciglio agli avversari delle Betulle, che erano arrivati anche molto impreparati a questa sfida. Le due si ritroveranno in Conference, le due eliminate. Intanto Riccardo Calabro chiude Natale il primo palo. Calcio d'angolo FCP, Tullio con Versano sul primo, che gira, Gaudillo mette un piede, Gallotti il corpo, alza con un sinistro, Gaudillo evita, uscita del pallone, è buona. Cafiero, palleggio, lato di Bonito, che scaraventa di là, ha trovato assist, super assist per il gol di Riccardo la settimana scorsa di testa. Un grande stacco Calabro, segnò il 3-0 contro le Betulle. Fischietto in bocca per Totò, no, calcia Cafiero, destro raso, battente a terra dopo deviazione, poi al volo, ma non di Frank sul destro di Riolo. Battono il corner i ragazzi in casa a Carancio, che sembrano essere partiti bene. Lucci mette un piede, rimessa. Mani per Di Bonito, testa di Lucci. Occhio a questo uno contro uno da Tullio Gallotti. Tullio alza, numero. Poi però subentra Festa. Palleggio, la palla esce. Non so quando, ma è uscita. E allora Di Bonito con le mani. Occhio a Tullio. Mano di Riolo. No, spalla. Punizione. C'è un colpo di scena perché c'è un cambio gomme per direttore di gara, mette le gomme da umido, si leva quelle da asciutto perché potrebbe promettere pioggia. Occhio a questo cambio tattico del direttore di gara, Calabro, mezzo esterno, e poi di nuovo palo, pazzesco, mamma mia, smonta la porta e sembra un déjà vu, come nel match di settimana scorsa, molto simile, la traversa di De Vincentis. Stavolta il palo di Calabro dopo la ribattuta del muro. Rimessa battuta e pallone che viene conteso dalle due squadre in questa zona di campo. Gaudillo prova a uscire, rinvia Calabro, occhio a Festa, che esce benissimo, un po' di sola. Riesce a intervenire Cafiero su Prudente, è partita che sembra promettere un buon ritmo.
e anche un'ottima intensità nonostante il clima freddissimo, perché poi da queste parti ci sono 5-6 gradi. Palla per Prudente, si gira, la finta, mette piede Cafiero, per qua vantaggio, parte Cafiero, scivolata a vuoto di Enzo Amato, doppio passo di Calabro e poi Natale con i piedi salva tutto di Napoli. Dallotti, ancora di Napoli, piedino di Ferrara, ancora Festa e Maiolo e poi rinvio di Cafiero che a Calabro nell'area di rigore che si sgancia dalle marcature avversarie, ritorna da Tullio, testa bassa, Festa su di lui, colpito e punizione. Amato proverà una palla lunga, salgono in tre con Di Napoli, Gallotti e Prudente, spalle alla porta, colpo di testa di Maiolo per Prudente, palleggio insistito e poi pallone largo qua a Gaudiello, c'è un cross, Cafiero mette il piede, anticipo di Amato su Calabro, ma occhio a Tullio e occhio anche a Di Bonito sull'altra corsia, tocco per lui e grande aggancio, cross in mezzo, Raso che passa, Festa interviene, vada Prudente, attacca Ferrara, sposta Gallotti, la palla è per Festa, di nuovo per Prudente, di nuovo per Gallotti che scivola. Allora Riolo in verticale, Ciampaglia, aggancio così e così, allora ruba Gaudiello, di Napoli, ancora Gaudiello, smista Prudente, alza nel box Turizio, blocca. Cafiero scende in verticale, tacco di Calabro e occhio, calcio d'angolo, c'è deviazione di Maiolo. Parte un cross, secondo palo, lunga, no, anzi sì, anche per Tullio. Gallotti prova la palla verso Di Napoli, grande intervento di Francesco Calabro, rimessa per Gaudiello. Con le mani per Festa. Festa ancora. Chiude Di Bonito, ripartenza Calabro, fermata già dai ragazzi in maglia dorata. E poi nuovamente FCP con la rasoiata di Calabro, calcio d'angolo è deviata. Calcio d'angolo per Tullio, corta 1-2 con Riolo, le ridà così e così, Tullio passa sul primo, palla vagante, mette il piede Maiolo e rinvia. Riolo, leggende narrano che sia la prima volta che commento una sfida di GB Tocala in questa edizione. Quanto pare non ci siamo mai incrociati. Vediamo Festa, finta, destro, alto. Cafiero qua, Di Bonito, tutto in verticale ma difficile da agganciare per Riccardo. E allora Gaudiello con le mani rimetterà il pallone in gioco, lungolinea, testa di Cafiero, ben piazzato, testa anche di Bonito, fuori. Gaudiello dietro, ultimo uomo Lucci, già pressato, si va a chiudere sul sinistro, tunnel di Gaudiello. E poi grande uscita di Calabro senza fallo a quanto pare, la palla passa sotto le gambe di Lucci, Franca Natale, mani piedi e poi occhio al disimpegno di Riolo, ma c'è sempre Francesco Calabro, una miccia ovunque, corre tantissimo, riesce anche a conquistare una rimessa, si va con le mani Calabro contro Lucci che vigila fondo, prova da quella parte la squadra di Tocala. Pallone riconquistato per un attimo da FCP, riparte da Frank, la squadra in maglia dorata, Gaudiello per Di Napoli, che ultimamente sta ritrovando i numeri che gli appartengono, che ha sempre contraddistinto la sua carriera sbordonera, qua Festa, calcio male. Esce con Tullio Cafiero a destra, tocco centrale, piedone di Lucci, si va con le mani con Calabro, palleggio, schiena di Lucci, mani di Calabro, Francesco, e poi testa di Amato, anzi di Festa, poi al volo pallone che rimane là,
Questa partita che in Major League finì 6-2, segnarono Francesco Calabio, doppietta di Riccardo, doppietta di Tullio, un gol di Bonito, Dall'Otte Gemma per Itoca, la Gemma già assente. Vediamo come finisce invece ai quarti di Europa League. Occhio a Riolo con palla che scende fuori. C'è una deviazione, Antonio, come vedi queste due compagini? E comunque occhio alla punta e la parata di Frank, sono due compagini che devono non ritrovarsi ma scrivere storia, no? Nel loro curriculum. C'è una coppa che vale tanto, intanto passa e c'è la conclusione, la parata di Turizio. Ma prima voglio dire qualcosa e poi mi abbandono in questo modo qua. Gaudiello agganciato un po', passa lui, sinistro e Turizio, grande scesa di Gaudiello. Totonno, sto aspettando. Sono due squadre che entrambe possono lottare per la vittoria di questo trofeo. Il primo quarto di finale, l'unico di oggi, ma... Occhio a questo pallone, mamma mia. Ok, è fondo. È volato lì Lucci, E allora, quasenissima Tocala dopo quella degli FCP. Fino a questo momento le squadre stanno rispondendo colpo sul colpo, nonostante sia ancora 0-0 il risultato, tante azioni. Calabro per Ferrara, Ciampaia non può arrivare. Frank dal fondo, testa di Ferrara, anche di Festa, poi Riccardo Calabro su questo pallone lo difende, attaccato da Gianni Festa, poi arriva Gallotti che col mancino va da Di Napoli, 3 contro 3, prova il tunnel addirittura Dina, ma Riccardo chiude, poi Riolo, tocco sotto, si va ancora da Riccardo, braccato da due Golden Boys, oggi Bitocala come vogliono loro, rimessa Di Bonito, le mani, occhio alle coppie nel box. Li tocca la svetta Gaudiello, prudente, occhio a Di Napoli, gran palla che schizza a terra, vediamo un po' se ci arriva Dina, la tiene anche in campo per 3 secondi, gran palla però di prudente, precisa, non abbastanza però per il super controllo di Di Napoli. Lancio lungo di Cafiero, piedone di Maiolo, Ferrara per Ciampaglia, piede anche di Lucci, campanile, che controllo di Napoli che poi punta l'avversario in porta con deviazione, mano di Turizio, palleggio e la tiene anche in aria, la tiene soprattutto in campo evitando il calcio d'angolo per gli avversari. Riolo dentro, testa di Lucci e poi ancora di Napoli, addomestica per Gaudino, finta il passaggio, poi ritorna centralmente da Festa. Il pallone per Gallotti, l'aggancio non è precisissimo, poi l'imbucata per Tullio, la corsa all'indietro di Maiolo che mette fuori. Mani di Tullio, alza e poi occhio lì perché Gaudiello è in difficoltà, poi però salva gol di dietro su Di Bonito. Di Napoli, già attaccato, c'è un tacco e la palla fuori. Di Bonito con le mani, coscia di Ciampaglia, Festa recupera, vada prudente, scavetta di prima per Nunzio, resiste al colpo e va di nuovo da prudente. Di Napoli al limite calcia Murato, poi Maiolo alle retrovie, testa bassa, serve prudente, prova l'1-2, uscita rabbiosa di Francesco Calabro, poi Ferrara e poi va a chiudere Maiolo. Mani di Riolo, testa di Festa, testa di Riolo, ping pong e poi Festa che non riesce a mettere giù quel pallone, Tullio quasi ruba, Lucci poi esce rabbiosamente e poi la palla è per prudente che va da Gallotti, rete, Nunzio, Gallotti in buca d'angolo, Gibi Tocala in vantaggio sugli FCP in questo quarto d'Europa League. Battono gli FCP, si trovano in situazione di svantaggio, 1-0 Gibi Tocala, Amato all'indietro, testa ad anticipare quasi Frank che riesce a metterci le dita, c'è una mano di Ciampaglia. Muso di Gallotti all'indietro e poi pallone riconquistato dagli FCP con Calabro che serve il fratello Francesco, più largo a Ferrara. Rientra ancora Riccardo, uscita di Lucci e poi vediamo un po', Cafiero lascia scorrere. Con le mani di Bonito, duello Calabro, Gaudiello, si allacciano un po', Riccardo passa,
taglia il campo, gran palla imbucata per Ferrara, salta secco l'avversario in aria, piccola Ferrara, miracolo Ciampaia, va giù, clamorosa parata di Frank, piedone di Riolo, gran partita, e poi calcione su Riolo, punizione, salvataggio di Frank. Non c'è impatto su Ciampaia nell'aria, c'è un contrasto, la palla però gli passa molto prima. Poi non c'è proprio la pressione del difensore sull'attaccante, sulla sua caduta. Occhio! Non entra, clamoroso. E poi non entra nemmeno il colpo di testa di Calabro. Sfortunatissimi gli FCP. Don Antonio a due passi dalla linea di porta. Nessuno ha protestato per il possibile gol. Clamoroso. Primo tempo tra Golden Boys e FCP. 1-0, una partita vibrante. Con gli FCP molto sfortunati negli episodi. In area di rigore avversaria di Bonito, sprinta. Dietro tutta, ma troppo. Di Napoli, siamo negli ultimi secondi del primo tempo. Gallotti, 3 contro 3, ma già scattato all'indietro di Bonito, che è generosissimo in questa situazione. Con le mani di Napoli, prudente, arriva piedone di Cafiero. Ancora touche per i GB Tocala. Prudente sposta, poi c'è il rimpallo, la palla ancora lì. Angolo. Di Napoli dentro, svettano e poi paratona di Turizio sul piedone di Amato e 1-0 il primo tempo, finisce così, grandissimi 25 minuti tra GB Tocala e FCP. Sta per cominciare la ripresa e allora il primo tempo è finito 1-0 per GB Tocala, bene gli FCP comunque che hanno sferrato più volte il pari, non è mai arrivato, vediamo un po'. Gli ultimi 25 minuti di questo match, il primo dei 9 in programma di questa domenica 22 gennaio, 15° round della 21esima edizione sbordoniana. Gioca! Le mani di Amato. Palleggio di Tullio, festa. Non sfonda e poi destro violento di Calabro, fondo. Vorrei anche far notare che questi due compagini restati. Vero, eh? Vero, vero. Testa di Tullio, poi svettano Gaudiello e occhio, pallone perso da Cafiero, sinistro di Prudente Murato e poi prova la ruleta stretta Gallotti, non c'è contatto, fondo, lancio qua di Cafiero precisissimo per Tullio che mette giù, Amato chiude, va con le mani da Riccardo Calabro, ancora per Tullio. Ancora appoggio per Riccardo, finta di corpo, va da Francesco, bombone da lì, deviato Frank, gran parata. Calcio d'angolo, parto un cross, secondo colpo di testa, paratona di Frank che in queste settimane qua è veramente salito in cattedra. Sta disputando grandissime partite. Palla per Riccardo. Fuori! Rasoiata, Lucci mette un piede. Mani di Bonito, palleggia Riccardo, tutta dietro per Cafiero. Che alza la testa, cambia tutto di qua. Tullio. Aggressivo, prudente, ma passa Tullio. Poi sposta su Amato. Rimane fermo, cross fondo. Natale in avanti. Risponde Cafiero, appoggia per Tullio. Destro in avanti, festa recupera ancora. Poi mette la punta del piede, Francesco Calabro subentra, va da Ferrara. Ancora lui, la perde. Amato allunga, prudente aggancia. Ruba Calabro, di nuovo Ferrara. E poi rinvio di festa di Napoli. Piatto dietro ma errato. Tullio, ricomincia da Cafiero. Apertura per Riccardo Calabro, molto solo da quella parte, finta il destro, poi appoggia Ciampaia, pugni di Frank, rimessa lì, e ancora FCP, in avanti, Cautella allontana. Di Bonito, Ferrara, che vedi, vediamo un po', non vedo nulla, un trasto, Ferrara da terra, sposta un po', timidissimo festa, ma c'è colpo di testa di Napoli, anche quello di Gallotti che prova a sfondare su Cafiero, vuole una mano, non la trova Riccardo,
prova col destro, deviato, angolo. Nemmeno io ce l'avevo pulita la visuale sulla mano poco fa, perché Don Antonio aveva la visuale chiusa. Tullio punta festa. Palla limite! Fondo! Sul lancio di Frank, testa di Bonito, testa di Calabro, muso di Ciampaglia. Palla alta ancora dopo la rimessa laterale, poi Ciampaglia la tira addosso a Ferrara, poi la mette ancora in avanti, svirgolone di Amato, palla altissima, spalla di Amato all'indietro e angolo. E ancora Tullio, cross, secondo palo, Amato mette fuori, poi Gallotti per Di Napoli, gran controllo nello spazio, serve Prudente, uno contro due, Prudente in area di rigore, Prudente, occhio a quel contatto che non c'è, angolo. Scivolata di Francesco Calabro, Totonno si gira, se lo prende il rigore netto, non lo prende ed è calcio d'angolo, cross, secondo palo, Amato, rete, ancora Enzo Amato, secondo gol consecutivo, ancora una volta in quella porta e ancora una volta sul secondo palo di testa. Ancora Vaiu, ancora è successo niente, ancora due gol consecutivi per il capitano di Gibi Tocala, 2-0. E allora gli FCP hanno attaccato per tantissimi minuti, non hanno trovato il gol, hanno trovato un super Frank che sostituisce lo smarrito Stavola, dall'altro lato invece senza Calise Piro GB Tocala hanno rifilato due reti su cui probabilmente Turizio poteva anche far poco, perché poi il colpo di testa di Amato è molto ravvicinato alla linea di porta, lì ci voleva una marcatura più prudente dei ragazzi in casa a Carancio. Le mani di Calabro, cercare Riccardo, testa di Lucci, Batteriolo, occhio nel box, salta Gallotti all'indietro, poi Di Napoli contro due, rimpallo e poi Ferrara, Amato mette un piede, la palla poi passa anche per Di Napoli che allarga Prudente, vediamo se taglia il campo, prova mezzo doppio passo, Ferrara mette un piede, rimessa laterale, Tocala, palla fuori, mani di Riolo, Riccardo Calabro passa su Di Napoli, anzi era Gallotti, poi doppio passo e ancora è scivolata, Lucci fa un grandissimo intervento a salvare i suoi, palla verso Prudente, c'è un rimpallo che poteva diventare pericolosissimo, si salva Turizio, poi Riolo, la porta fin qui, va da Tullio, l'ultima partita 0 gol e assist per lui, molto strano. Riccardo prova, piede di Amato, anzi di Lucci, si batte, corto, Tullio, fondo, palla a destra Maiolo, lungo linea timida, Maiolo mette il piede, concede la touche, mandi Maiolo, tacco di Napoli, arriva Gallotti, palleggio col ginocchio, contro due, si allunga in aria, sinistro, occhio a Turizio, abbraccia quel pallone, e riesce a dare la sfera a Riolo, sale il capitano degli FCP, sterza su Prudente, va da Riccardo, contro due, c'è punizione, secondo Totonno. Finisce di mettere la barriera Frank, 3. Cafiero, Turiz, no, Cafiero e Tullio, sul punto di battuta. Occhio nell'aria, c'è anche Maiolo sulla linea. Vediamo un po' come gestisce Cafiero. Prova, raso, non passa, Riccardo, non passa. Si chiude il bunker di GB Tocala, non è la prima volta che quel pallone non viene spinto in rete. Parte un pallone sul secondo, traversa di Cafiero. Natale dal fondo, quante situazioni in cui si sono salvate GB Tocala in questo pomeriggio con gli FCP che non smettono però di attaccare. Numero di Calabro, c'è un piede. E ancora Calabro che spinge per Di Bonito, di nuovo a Francesco, anzi a Riccardo che va giù, punizione. Riccardo, era tutto buono,
punizione battuta velocemente, la parata di Franchi in due tempi sulla pressione anche di Ferrara, poi mano di Festa, vediamo un po', vediamo per chi è il giallo, per entrambi che si sono detti qualcosa, Ferrara e Festa. E allora si riprende con il rinvio di Frank, più alto che lungo, che batte a terra lì, si spegne in rimessa laterale. Mani di Tullio. Contatto qua, Riccardo, Maiolo, si gioca di là a Di Bonito. Francesco, ultimo uomo in zona centrale, smista a destra a Di Bonito. Fatto un cross, allontana Lucci. Danilo! Veloce, Pizio! Palla dentro di Riolo, mette la testa, hai ragione, ce l'ho io. È vero, 24. E palla casuale lì nel mezzo con Riolo che mette il piede, ancora Riccardo Calabro contro tre, tutto chiuso, poi la riconquista e poi Amato la rinvia di là, no, dentro al campo di là proprio. Mani per Di Bonito, va da Riccardo, sbuca Prudente, poi Di Napoli, ancora per Prudente, prova a salire da solo, ne ha tre davanti, prova una rabona, non passa, ancora Prudente e poi ancora Riccardo, Amato di qua per Maiolo, pressato, cerca un pallone alto, deviato, aggancia Tullio, la tiene in campo, punta Festa, imbucata, lunga. Natale lungo, testa di Riolo, Calabro, mette giù e alza a direzione Riccardo, in controtempo Amato, angolo. Angolo FCP con il cross di Bonito, Ferrara troppo lunga per lui, Tullio ha passato sul secondo vertice, rientra, non so, dolore... alla milza, non lo so, al fegato. Palla lunga, occhio e buona di Napoli. Porta vuota per Prudente che chiude 3-0 questo match. Sul dribbling non riuscito di Tullio che si è fermato. Arriva il 3-0 dei GB Tocala, clamorose. Invece il 3-0 viene annullato. Calcio e punizione perché Tullio si ferma per un calcio subito, credo alle parti basse. Ecco perché si era fermato. Colpo di scena quindi. Va bene, ineccepibile nel senso che gol annullato per il calcio e punizione, per il fallo qua ci sta. Punizione. Vai. Cafiero, Tullio, zona palla, due in barriera, coppia Riolo Lucci e box. Franca, due mani. 2-0 quindi, risultato non 3. GB Tocala con due vantaggi. Allontana Prudente, Turizio. Sta per cominciare invece sull'altro campo un ottavo di Europa League, Inter Navas, che torna in campo dopo oltre un mese. Se la vedrà contro i belli de nonno, una sfida molto interessante anche sull'altro campo, tra due compagini che non si sono mai affrontate prima. Ciampaia per Riccardo, controllo tiro sulla schiena di Lucci e poi Tullio la rubano i Golden Boys Tocala e allora pallone di là con Schioppa che fa un mezzo numero per evitare l'impatto. Riccardo, Ciampaglia, passa ancora Riccardo, tutto chiuso, infatti c'è una deviazione, GB Tocala angolo, battuto corto il calcio d'angolo, pallone dentro di Cafiero, altro rimpallo lì, Lucci allontana, i GB Tocala senza fronzoli spazzano via. Turizio per Riolo, un po' di caciara nella tre quarti, intanto Festa va giù, punizione, fallo di Riolo, cartellino in arrivo. Aspetta, è un po' di rischiare,
Di Napoli con te passi, destro che batte sul muro, arancio, Ciampaglia svirgola un po', Riccardo la prende, colpo avanti, passa, ruleta e pallone verso Cafiero, che cerca di nuovo Riccardo, destro, Lucci, le ha prese tutte, un pungiball, Tullio, Ferrara, anzi Calabro, Francesco, Di Napoli prova ad abbatterlo, anche prudente, Francesco passa, incredibile! E poi sul pallone, secondo me, ma c'è fallo prima, mi sa. Infatti è più dietro. Occhio al braccio, eh. Brutta caduta per lui. Cafiero tocca per Calabro, si stringono le maglie dorate, provano a ripartire, ancora prudente, che accelera e si porta la palla fino al fondo avversario, non riesce a toccarla col destro, allora... 4 minuti più recupero, ho sentito dire da Totonno alla fine di questo match. Cafiero. Ancora festa, anzi è Gallotti in grande uscita su Calabro senza fallo. Prudente, salta il primo, sposta Gallotti, 1-2, piede di Francesco Calabro e prova la ripartenza. Ancora festa, ruba di nuovo. Sinistro, paratona di Turizio. Paratona. Alla bandierina prudente batto cross, mani di Amato, punizione lì. Cafiero corta per Riolo, 1-2, salgono in massa i ragazzi degli FCP, si stringono nuovamente Golden Boys, palla Francesco Calabro dentro, scivolata, poi allontana festa. È una partita che è comunque molto singolare per i Golden Boys, fino a questo momento mai visti in un atteggiamento simile, però in questo momento qua produttivo. Segnare, chiudersi dietro, non prendere gol almeno fino a questo momento. La missione è completata al 97% perché i minuti che mancano ormai sono 2. Prova Gallotti e forse qui c'è contatto, ma prudente ha saltato il portiere e la mette alle spalle di Turizio. Stavolta il gol è 3-0 regolare per i GB Tocala, che a questo punto del match sono al 99% della loro missione. Anche Luca, sali, sali Lu. Sali Luca. Una partita maschia per loro, ultra difensiva dopo il raddoppio, che però ha funzionato. Di solito, soprattutto in questa stagione, hanno subito tantissime rimonte, cestinando anche a volte dei vantaggi di 3 reti. Questa volta invece, occhio a questo contropiede ancora per prudente, cioè Di Napoli sul secondo, una estirata di Checco Calabro. E dai, ma Vittori, fatela! Occhio a quel pallone lì, Turizio scivola in malo modo e poi col petto salva. Fallo lì. Cafiero. Allontana Enzo Amato. Alto 2 contro 1. Calabro di testa. Riccardo. Punta. Sinistro. E che gol che trova Riccardo Calabro, una perla, 3-1, fantastico. Allora stanno entrando sull'altro campo le due squadre per gli ottavi di Europa League. Ancora Calabro però, contro 2, tirata la maglietta di festa, va giù punizione. Gallotti di Napoli, Riolo su di lui in uscita, ancora Gallotti, Maiolo in avanti, spizzata di prudente, lancio di Calabro, testa di Riccardo, testa di Lucci, musetto, anzi testa di festa, Cafiero di Bonito, Calabro.
Francesco, Cafiero poi. Riolo, Di Bonito, dentro di prima, testa di Lucci, deviazione di Festa e poi controllo di Prudente che scappa via, entra in area di rigore, di nuovo. Ancora lui, la tiene in campo in scivolata, Francesco svetta, riparte ancora FCP, bombone da lì, deviazione, angolo, c'è ancora tempo. 3-1 il risultato. Di Bonito, dietro, Riccardo, destro, palo clamoroso. Sarebbe stato il gol che avrebbe aperto la gara nel finalissimo. Pennellata di Prudente dall'altro lato, di Napoli sbatte su Turizio. Che partita che comunque si sono giocate queste due squadre ai quarti d'Europa. Riccardo esce dal campo, triplice fischio, trionfano i GB Tocala 3-1 contro gli FCP che salutano la 21esima edizione a testa alta, sfortunatissimi sia nel girone di Major sia per il punto che non gli è bastato per andare in SCL e soprattutto agli ottavi, anzi ai quarti d'Europa. I due leader di GB Tocala e FCP, fate un attimo cambio posto, ottimo. Cafiero, una stagione veramente pizzicata dalla sfortuna, dal punto che non vi ha permesso di entrare in Champions, a questo quarto d'Europa, ha giocato comunque a un livello altissimo perché le occasioni da rete sono state maggiori per voi, i pali e le ottime parate di Natale, uscite al testa altissimo e con tantissimi rammarici, no? Con tantissima sfortuna capitatavi. Che stagione è stata e da dove si riparte? Stagione sì, sfortunata, dovevamo fare meglio Major, dovevamo minimamente arrivare in Champions League. Diciamo che se noi siamo nel nostro miglior periodo, quella Major League possiamo arrivare terzi e invece siamo arrivati sesti, quindi siamo in Europa League e oggi anche molto sfortuna, purtroppo non è stata nemmeno la nostra miglior prestazione, però sicuramente molto 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 intensi siamo stati questo sì. Vero, quindi vi ritroveremo tra un mese? Speriamo di sì, dai. Complimenti a Claudio, grandissimo personaggio nel nostro circuito che si è sempre contraddistinto per sportività e qualità tecniche. Enzo, oggi secondo me è una nuova veste per i GB Tocala, finalmente i secondi tempi dove il vantaggio si gestisce in diversa maniera, tutti chiusi dietro, arrembanti, maschi, senza fronzoli e forse le partite si vincono anche così a calciotto, perché poi a parte il gol di Riccardo che fa una magia per rompere il vostro muro, però fino a quel momento era 3-0 con contropiedi e difesa solida e anche un gol annullato. È la nuova veste dei GB Tocala? Secondo me questa, visto che nei 50 minuti non si può dominare la partita, questa doveva essere la veste principale anche nella Major, dove purtroppo penso che abbiamo buttato più partite che partite perse per meriti nostri, per demeriti nostri, insomma. La concentrazione è tutto, magari anche dominare le seconde palle come oggi nella partita secca conta il doppio rispetto ad un girone. Quindi speriamo di non fermarci qui. Comunque complimenti agli avversari perché sono stati anche loro presenti in campo, intensi e ci hanno dato filo da torcere, insomma. Io non mi ricordo il tabellone, perché poi c'è. Tu l'hai visto? No. Allora. E allora sarà appuntamento per la semifinale di Europa League con i GB Tocala, una dedica per il gol, perché poi due gol in due partite penso che lo dedico, ma si è mai capitato due gol consecutivi da noi? No. Mai. La mia ragazza è alla squadra che oggi ha dato tutto e spero non si fermi adesso. Complimenti ai GB Tocala in attesa della loro semifinalista di Europa League. Complimenti a Enzo.